ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dobbiamo dirci con forza che la pace è possibile. La pace è possibile. E lasciatemi ricordare, già altri l'hanno fatto, ma lo voglio fare anch'io, il grande Tonino Bello. Quando nel 1992, profeta, disse di essere preoccupato di un'Europa sempre più cassa comune invece di casa comune. Un'Europa sempre più di mercanti che di fratelli. La profezia di Tonino Bello. Ma Tonino Bello disse anche, e lo auguro a tutti voi, di essere malati di pace. Vi auguro di essere malati di pace, perché la malattia della pace è davvero una patologia che auguro a tutti. La pace è una malattia dalla quale non dobbiamo guarire. Chiare le parole pronunciate da Don Ciotti nel giorno in cui a Roma sventola un'unica bandiera, quella dai colori dell'arcobaleno. In piazza San Giovanni e tra le strade principali della capitale c'erano anche tanti abruzzesi, rappresentanti sindacali, CGIL in particolare, ed esponenti politici della sinistra e del Movimento 5 Stelle, partiti ieri mattina per raggiungere Roma e partecipare alla manifestazione promossa dalla rete Europe for Peace. Da Pescara, ma anche da Vasto e Lanciano, sono arrivati a Roma i consiglieri comunali Erika Alessandrini e Paolo Sola, i consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri e l'ex deputata Carmela Grippa. Dopotutto Conte è stato chiaro, nessun invio di armi senza un confronto in Parlamento. L'Italia, dice Erika Alessandrini, deve essere schierata in prima fila nel mondo per fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Anche da Papa Francesco aggiunge un'altra spinta al cessate fuoco e la disponibilità ad aiutare la mediazione. Due i pullman della CGIL partiti da Pescara, uno da 64 e l'altro da 54 persone, con il sindacato anche l'ANPI, ARCI e alcuni esponenti di Unione Popolare. Dall'Aquila ha raggiunto Roma anche la comunità 24 luglio.